Dovesse essere riferito ai conti pubblici del 2016, a mio parere sarebbe ridicolo e assurdo sia da parte della Commissione Europea sia da parte del governo italiano di accettare un ragionamento su questo. Perché? Perché l'aggiustamento sarebbe una mini manovra, forse di 3 o 4 miliardi di euro in corso d'anno. Il tema vero è che la domanda che lei pone è seria e piuttosto preoccupante per le prospettive sul 2017, e cioè è lì che c'è bisogno della manovra vera. Perché? Perché ci sono ancora in vigore le clausole di salvaguardia, e cioè lo scatto automatico di accise, IVA e quant'altro per oltre 15 miliardi, più c'è il processo di riduzione verso lo zero del deficit pubblico. Quindi sul 2017 già da oggi si profila una manovra attorno a 30-35 miliardi, altro che i 3 o 4 miliardi di aggiustamento nel corso del 2016. Chiarissimo. Per bocca del presidente dell'INPS Tito Boeri è ricomparso lo spettro di un intervento sulle pensioni. Se non ho capito male, il presidente Boeri dice dovremmo fare un intervento per facilitare, insomma, che i pensionati, coloro che stanno potrebbero andare in pensione, ci possano andare un po' prima, ovviamente, a pensioni un po' più basse, e questo può essere coperto da ulteriori contributi di solidarietà dei titolari di prestazioni pensionistiche pubbliche elevate. Innanzitutto, ho capito bene, ha senso secondo lei questa proposta, questa idea? No, non ha molto senso messa così, perché... Ma ho capito bene, perché può darsi... Sì, esattamente, è esattamente quello che è emerso almeno dalla stampa di questi giorni, però non ha molto senso messa così. Intanto occorre distinguere bene le responsabilità. L'INPS ha il compito dovere di far conoscere i dati e i numeri. La responsabilità di decidere è del governo e del Parlamento. Io sostengo da anni che l'INPS ha il compito di far sapere agli italiani qual è l'effetto del metodo retributivo e del metodo contributivo ai fini del calcolo pensionistico, perché dopo la riforma Dini del 1995, che inserì il metodo contributivo ma per tutti i giovani assunti dopo il 95 e mantenne di fatto il metodo retributivo per tutti gli altri, anche se in parte prorata, oggi dopo 21 anni della riforma Dini oltre il 90% delle pensioni sono calcolate col metodo retributivo. Cosa vuol dire? Che non dipende la pensione dai contributi che ogni lavoratore ha pagato nel corso della sua vita lavorativa, ma dipende dagli ultimi anni di stipendio che ha ricevuto. Qui si determina l'oro nelle pensioni, perché se il lavoratore ha pagato i contributi e la sua pensione corrisponde esattamente ai suoi contributi pagati con tutte le necessarie attualizzazioni, anche in base alla speranza di vita, nella sostanza si tratta di dire quanti anni di contributi hai pagato e quanti anni di pensione riscuoti. Se qui c'è un pareggio, cioè la mia pensione è uguale ai contributi che ho pagato durante il lavoro, nessuno mi sta regalando nulla. Quindi l'INPS avrebbe il dovere di far sapere a tutti gli italiani che sono già in pensione o che dovranno andare in pensione quale sarebbe la sua pensione se si applicasse il metodo contributivo. La differenza, calcolata col metodo retributivo, che è in più, è un trasferimento di reddito, è un regalo che gli attuali lavoratori che pagano tasse e contributi trasferiscono agli attuali pensionati e ai prossimi pensionandi. Lì, con questo dato di conoscenza, il governo e il Parlamento hanno anche loro il diritto dovere di decidere. Il problema è che con questo meccanismo abbiamo introdotto un sistema socialmente perverso, perché questa quota di regalo ovviamente aumenta per quanto il lavoratore abbia lavorato meno e quindi riscuote più anni di pensione, ma soprattutto aumenta per i lavoratori che hanno avuto nella vita lavorativa uno stipendio medio-alto e avranno in gran parte a regalo nella loro vita da pensionati una pensione relativamente alta. Quindi non si tratta di stabilire una soglia 2.000 euro, 2.500 euro al mese, oltre la quale la pensione è d'oro e sotto la quale la pensione è di ferro. In realtà bisogna far chiarezza su questo punto, questo sarebbe il compito dell'INPS. Io ho fatto questi conteggi da artigiano dell'economia e quindi conosco
e l'abbiamo detto più volte anche in questa nostra rubrica, sono le quote di trasferimento che io chiamo regalo, cioè il di più di pensione rispetto ai contributi pagati. Sulla base di questa conoscenza allora si può decidere. Adesso è emerso il fatto che ci sono 500.000 italiani che riscuotono la pensione da oltre 34 anni e per fortuna loro e fortuna nostra, visto che la vita media aumenta, continueranno a riscuoterla anche per altri 10 anni. E il caso estremo sono i famosi baby pensionati degli anni 70, primi anni 80, poi sono stati aboliti quelle pensioni, ma non i pensionati, quelli che sono andati in pensione con 18 anni di contributi e sono andati in pensione magari a 40 anni, hanno pagato 18 anni di contributi e riscuotono la pensione fino a 85 anni, cioè per 45 anni. È evidente che qualunque sia il contributo pagato per 18 anni, copre sì e no il 10% di ciò che il pensionato riceve con 45 anni di pensione, e questo è il caso estremo. Ripeto, l'aspetto socialmente perverso è che più alta la pensione, più alto lo stipendio di quei 18 anni di lavoro, più è alta la pensione di quei 45 anni di pensione. Ovviamente il punto di riferimento di equilibrio che io ho calcolato, ma l'INPS lo può calcolare in modo preciso perché ha tutti i computer, ha tutti i dati e lo può fare italiano per italiano, io ho calcolato che se un lavoratore è andato in pensione a 63 anni, ha lavorato per 43 anni e quindi ha pagato contributi per 43 anni e vive fino a 85 anni, quindi mediamente, quindi riscuote la pensione da 63 a 85, sono circa 22 anni, e questo è il punto di riferimento per il quale questo lavoratore non riceve regali da nessuno, cioè la sua pensione corrisponde in termini attuali esattamente ai contributi che lui ha pagato. Questi sono i due punti estremi, le pensioni baby da un lato e questo pensionato ipotetico dall'altro. In mezzo ci sono tutti gli italiani, sia i pensionati attuali sia i pensionandi futuri. Tenga conto che con il meccanismo introdotto dalla riforma Dini, l'ultimo italiano che andrà in pensione avendo un pezzetto di calcolo retributivo ancora e non totalmente contributivo sarà attorno al 2031. Quindi noi abbiamo fatto un gigantesca opera di protezione della generazione che lavorava fino al 1995 e ha continuato a lavorare dopo, ma trasferendo sui giovani nuovi assunti dopo il 1995 l'intero onere del passaggio al sistema totalmente contributivo. Tant'è che i giovani sanno già da oggi che col sistema contributivo, così com'è per loro, andranno in pensione forse a 70 anni e con una pensione che sarà la metà in termini reali rispetto a quella che riscuotiamo noi più anziani essendo già in pensione. Questo è il dato di fondo. Allora, l'INPS faccia chiarezza sui dati e sulla conoscenza. Governo e Parlamento si assumano le responsabilità per un passaggio che non aspetti il 2031 per arrivare ad essere equo, cioè contributivo per tutti. Su questa base poi di equità introdurre una decisione politica che è quella delle pensioni minime, delle pensioni di invalidità, da verificare ovviamente, e quelle delle pensioni sociali. Lì ci può essere, ci deve essere un trasferimento sociale per chi non ha in età avanzata nessuna copertura di reddito. Ecco, ma io quello non si riesce a capire, almeno la vulgata normale, e come mai dopo l'intervento della riforma Dini, che è stato il primo intervento, diciamo così, strutturale sul sistema pensionistico pubblico, e l'intervento poi di ultimo, quello della riforma Fornero, peraltro contestato proprio nei giorni scorsi da manifestazioni e proteste sindacali, come mai, avendo insomma, questa serie di interventi abbastanza strutturali sul sistema pensionistico pubblico, siamo sempre a dover riparlare dei meccanismi del settore pensionistico? Cioè non si è intervenuto a sufficienza, non si è intervenuto sufficientemente bene, perché è diventato ormai uno spettro, un fantasma che aleggia continuamente a Roma, volendo parafrasare il filosofo. Beh, certamente, il problema nasce proprio nel 95, la sacrosanta riforma Dini, che meno male che l'abbiamo fatta, se non l'avessimo fatta sarebbe esploso il sistema, contiene però un tarlo, che è quello che ho già detto, cioè bene, ma la riforma Fornero... contributivo. Le riforme successive, ultima la riforma Fornero,
hanno una logica sbagliata, cioè non hanno un problema strutturale di equilibrio finanziario e di equità sociale e di trasparenza, ma sono andate alla ricerca di soldi per cercare di frenare la spesa pensionistica in qualche modo. La riforma Dini ha, come sappiamo, allungato il tempo. Sono riusciti a frenare questa riforma? Certamente che sono riusciti a frenare la spesa. La spesa pensionistica senza la riforma Fornero oggi sarebbe di 25-30 miliardi più alta. E quindi avrebbe ogni anno, all'anno, certo, all'anno, e quindi avrebbe un impatto importante sui conti pubblici. Però la logica non può essere quella di tappare il buco di quell'anno e cercare di frenare la spesa pensionistica. La spesa pensionistica si frena sul piano dell'equità sociale dicendo a tutti i cittadini: la tua pensione è pari ai contributi che tu hai pagato. Poi, se ci sono condizioni di particolare esigenza sociale, di particolare iniquità, intervengo con la socialità, cioè con le pensioni sociali, ma i contributi e pensioni devono stare in equilibrio. Le pensioni sociali si finanziano con la fiscalità generale. In realtà c'è una gran confusione da 30 anni in Italia, perché quando, facciamo un esempio, quando l'INPS dice l'INPS è in equilibrio, il bilancio dell'INPS è in equilibrio, oppure quest'anno ha un deficit di 3 miliardi e quant'altro, si dice una grande bugia, perché da 30 anni il totale delle pensioni pagate in Italia è coperto dal totale dei contributi sociali pagati in Italia per 2/3, ma per 1/3 da 30 anni è pagato attraverso le tasse dei contribuenti. Quindi il lavoratore attivo oggi paga due volte, perché paga i contributi che servono a finanziare le pensioni degli attuali pensionati, più paga le tasse per finanziare le pensioni degli attuali pensionati in parte. E i contributi che lui sta pagando, soprattutto se è giovane, se ha cominciato a lavorare dopo il 95, gli daranno a lui una pensione da fame. Questa è la grande ingiustizia sociale del sistema. Allora non si può continuare a rincorrere il problema cercando di frenare la spesa perché ci sono esigenze di bilancio anche giuste e comprensibili. Ma occorreva e occorre uno strumento chiaro e trasparente, quantomeno di conoscenza, quantomeno far sapere agli italiani quale sarebbe la pensione di ciascuno se fosse calcolata sulla base dei contributi che ha pagato. Se è sulla base dei contributi che ha pagato, anche un pensionato che prende 3.000 euro di pensione non è un regalo da nessuno, non è una pensione d'oro, perché se l'è pagata con i suoi soldi. Se invece c'è un pensionato che prende 2.000 euro al mese di pensione, ma in base ai contributi che lui ha pagato avrebbe diritto ad averne 1.000 di euro al mese, beh, lui ogni mese ha un regalo di 1.000 euro. Bene, chiarissimo, ringraziamo il professor Mario Baldassarri, economista. Siamo anche con lui, anche per questa volta lunedì abbiamo chiacchierato con lui di economia, sperando di essere stati di un certo interesse. Lasciamo come ovvio la parola a Anna Pagliarulo. Allora, grazie a